Velocemente, grazie Caterina. Beh, la situazione l'avete vista in televisione, la state vedendo in televisione, stanno ricostruendo molto lentamente e ancora siamo in una situazione di emergenza. Giusto per dare un dato che oltretutto è sensibile anche a livello familiare, il cimitero è ancora con le bare a cielo aperto dopo l'inverno, quindi siamo a questo livello. Il progetto di 100 ettari, proprio per essere velocissimi, in questo momento è in una fase di implementazione perché sta già nascendo, sono già stati seminati 70 ettari, sono state fatte circa 12 km di recinzione con reti elettrosaldate, ci sono 20 aziende agricole che hanno seminato e hanno arato anche durante le scosse di terremoto. Si sta organizzando una filiera che può portare anche una speranza, speriamo, e che possa anche essere, grazie al vostro aiuto, che è stato fino adesso molto generoso, possa essere anche un momento di dare una luce a quello che diceva Caterina di una cultura e di un'identità di questo territorio. Mi preme dire soltanto un'ultima cosa, perché l'altro ieri ero all'Accademia di Santa Cecilia a presentare il nostro progetto e ho con piacere noto anche questa sera che c'è questo connubio tra l'arte e la terra, tra la cultura, le tradizioni e questo rigore che l'arte normalmente ci dà. Io credo che quello che ieri ho visto nella nostra terra matrice è anche quel rigore del rispetto di un territorio che anche grazie all'arte forse riusciremo anche a ricostruire. Grazie e buona serata a tutti.